Di Stefano Benni, da Il bar sotto il mare, Achille ed Ettore. Vorrei raccontare una storia delle nostre parti. È la storia di due amici che si chiamavano Achille ed Ettore. Achille costruiva i camini, e non ce n'era un altro come lui al mondo. I suoi camini tiravano l'aria così bene che non bisognava lasciarci vicini i bambini, se no volavano via per la cappa come tortorine. Ettore faceva il fornaio e il suo pane era tanto buono che il medico del paese lo prescriveva come medicina. Due rosette alla mattina e due alla sera, ma con poca acqua. Achille ed Ettore, amici e colleghi nel ramo riscaldamento, stavano sempre insieme. Pescavano insieme, facevano lunghe camminate in montagna a castagne e a funghi. Un giorno stavano sdraiati sotto un albero. Era una bella giornata, limpida, senza una nube, e Achille disse: «Lo sai che a Coppi ci batte 48 volte il cuore in un minuto». Ed Ettore chiese: «Ma è molto?» «Ah, una persona normale come me e come te», disse Achille, «di grazia se ci batte una volta o due al minuto. A lui 48 volte, che fisico!» «E senti», chiedeva Ettore, «e i polmoni, come ce li ha i polmoni?» «Eh beh, i polmoni ce li ha», rispondeva Achille, «che quando lui respira, tutti quelli intorno svengono, perché lui si prende tutta l'aria intorno e non ne lascia più agli altri». «E la bicicletta?» chiedeva Ettore, «raccontami ancora, come ce l'ha la bicicletta?» «C'ha una bicicletta», diceva Achille, «che pesa come un pulcino. Ha le ruote di seta ed è così leggera che te ne puoi tenere 6 o 7 in braccio mentre pedali e scegliere quella da salita, quella da discesa, quella da ghiaia, da pavé, da cronometro e anche quella da giro d'onore con le bandiere». «E sai che cosa fa Coppi mentre corre?» «Che cosa fa? Che cosa fa?» «Muove le orecchie. Quando va in discesa, le apre. E le ha così grosse e così forti che frena con quelle. Quando è in volata, le chiude e diventa aerodinamico. Quando vince, le tira su. Quando è triste, se le tiene giù. Come la lepre, più della lepre. Coppi va più forte della lepre. Magari i primi 50 metri la lepre gli va sullo scatto, ma poi Coppi la riprende e la stacca». E i due amici stavano ad occhi chiusi a sognare. E cosa avrebbero dato per una bicicletta da corsa? Ed erano assorti in questi pensieri quando sentirono un rumore nel bosco. «Un capriolo?» disse Achille. «Una volpe?» disse Ettore. E invece era una bicicletta da corsa senza il cavaliere, che veniva giù tra albero ed albero, sbattendo il manubrio nei tronchi, impennandosi sulle gobbe, facendo salti e capriole e continuando a scendere a tutta velocità. Fu un attimo. Appena la bicicletta imbizzarrita gli passò vicino, Achille ci saltò sopra, ma per quanto cercasse di fermarla, quella continuava a correre verso il burrone. «Aiuto!» urlò Achille, e mentre precipitava riuscì con un braccio ad attaccarsi a una pianta di ginestra. Restò così sospeso nel vuoto con la bicicletta tenuta coi piedi, e accidenti se la mollava. Arrivò Ettore, e con la forza che gli veniva dall'aver impastato per 30 anni lo tirò su. Si abbracciarono felici per lo scampato pericolo. «Grazie», disse Achille, «hai salvato la mia vita e la mia bicicletta». «E vorrei dire la mia bicicletta», disse Ettore. «E addio, amicizia». La sera stessa i due corsero da nonno Celso, il vecchio del paese, ed esposero le loro ragioni. «La bicicletta è mia», disse Achille, «perché l'ho catturata e l'ho tenuta a rischio della vita». «Beh sì», obbiettò Ettore, «ma se non era per me eri morto e i morti in bicicletta non ci vanno». Nonno Celso ci pensò a lungo, 6 bicchieri almeno. Poi, con ampio gesto da sibilla, spalancò le braccia e disse: «Sfregatevela!» Era un'antica formula orfica dialettale che voleva dire: «Io me ne lavo le mani». Toccò così al sindaco decidere, e il sindaco stabilì che solo un duello poteva risolvere la questione, perciò riunì i due litiganti e disse: «Ad Achille, che è il più anziano, la scelta delle armi». «Insulti!» disse Achille. «Insulti?» «Insulti! E se è patta, fiatate! E se ancora è patta, a vino e salsicce!» «Ci sto», disse Ettore. «Non ho paura di te, ladro di biciclette. Non vale! Mi insulta prima di cominciare!» Era una citazione colta da cinefilo. «Ma cinefilo sarai tu!» gridò Achille. E dovettero separarli perché già si menavano.
Alla sera tutto il paese era in piazza, attorno ai due seduti uno di fronte all'altro. Ettore si mise le mani sui fianchi e per primo cantò. Achille Lanzarini fa tirar tutti i camini, ma Lanzarini Agnese fa tirar tutto il paese. Achille barcollò sulla sedia, era un terribile verso insulto che faceva preciso riferimento alla sua bella e vivace sposa. Ma si riprese subito e intonò a sua volta. Ettore Baldi tutte le notti fa i cornetti caldi, lui ne fa 100 e altri 2 glieli fa Fiorenzo. Il fornaio diventò bianco come la farina. L'insulto riguardava una vecchia tresca di cui erano sospettati sua moglie e il postino Fiorenzo, ma non si perse d'animo. Salì sulla sedia e declamò con voce tonante: «Buono a niente scioperato che non sai distinguere una pera crassana da una spadona, che mungi le galline che non sai cagar nell'erba, che spara i rondoni che la volpe ti ruba le bretelle, che vai a funghi e prendi satanassi, vai a pesce e prendi del freddo, e i tuoi formaggi san di purghe, e il vino di piscio, e c'hai più zecche del tuo cane, più pidocchi di tua moglie, più rogne del tuo gatto, più bacchi delle tue mele, più crosta del tuo porco». Achille, che era di grande famiglia, di grandi tradizioni contadine, quasi stritolò i braccioli della sedia per questo insulto agricolo, ma prontamente replicò: «Gran figlio della tua mamma che munge i cavalli e la dà in giro nei campi come il verderame di tuo babbo che la mette nel dietro delle anadre crude e cotte di tutti questi signori che fa tua sorella e non c'ha più neanche il tempo di parlare di tuo fratello Sparavipe, di tua nonna che se la gratta nelle pannocchie, tuo nonno Busone che si è fatto più chierichetti di un cardinale, che ha preso più scogli di tuo zio che si faceva tutte le vacche della stalla, meno tua figlia che a quella ci pensavi tu i giorni pari e somero i dispari». Ettore boccheggiò, sembrò sul punto di crollare, ma fieramente replicò: «Carogna fetente di un fascistaccio, più fascista di tutti i padroni fascisti della casa del fascio, più fascista del peggio fascista che confronto a te, Mussolini era un compagno, che compagno a 3-7 ti ci vorrebbe Kappler e compagno a bocce il Führer, che sei più fascista di un prete fascista e più democristiano di un treno di suore fascista, più di tutte le SS passate di qua e tutti i dittatori del Vanzenzuela e tutti i preti che c'è a Roma e tutti i padroni che c'è al mondo». Achille quasi svenne per questo efferato insulto politico, ma dopo un attimo puntò il dito e disse tutto di un fiato: «Fa sasa de cas, pes de merda caragna d'un porz, tasta razza da cazza ratto pin de bogne, catta venga un canker, catta venga una zida, che sumarnas razza malimbalze va per fer di grogna vetatori in tante erchiul fer di buche da strunz d'un sfighe d'un disgraziato ammurra, te tocchi compagni a te!» La gente restò allibita, incerta se applaudire o gridare per l'orrore. Un insulto così lungo in dialetto e in apnea non si era sentito mai. Ettore accese una sigaretta e poi disse: «Hai mica detto qualcosa?» Il sindaco, per impedire altri reati di strage al pudore, dichiarò il pari e patta. La bicicletta, ordinò, verrà giocata a fiatate, una sola per parte, senza l'uso di additivi chimici o di ausili meccanici. In tutta la valle fu decretato lo stato di allarme. Vennero inchiodati gli infissi, rinforzate le porte, i bambini vennero zavorrati con pesi e le donne incinte portate in cantina. La mattina presto i due furono messi di fronte, a una distanza di 50 metri nel prato più ampio della zona. Achille si era preparato mangiando 4 casse di porri e cipolle crude, 1,5 kg di gorgonzola, una ricotta andata a male. Ettore si era spazzolato 20 agli e altrettanti peperoni e bevuto una damigiana di vino dato in aceto. Il sindaco diede il segnale d'inizio e la gente si appiattì a terra. Per primo fiatò Ettore. L'evento fu registrato come scossa dell'ottavo grado Mercalli e provocò crolli in abitazioni fino a 60 km di distanza. 3 elicotteri furono abbattuti, enormi quantità di uccelli divennero sordi e ciechi e le comunicazioni furono interrotte in quanto la fiatata fece un filotto di tutti i pali elettrici. L'aria mefitica proseguì poi la sua corsa verso il mare, scoperchiando una caserma di carabiniere, fece volare in aria 2000 ombrelloni da spiaggia, provocò un'onda anomala che investì le coste della Dalmazia e si dice una corrente di porro giunse fino a Mosca sulla Piazza Rossa, dove 6 soldati del picchetto d'onore del Cremlino svennero misteriosamente. Ebbene, quando tutto fu finito, la sola cosa in piedi nella valle era Achille, piantato sulle gambe come un toro. E Achille sparò a sua volta. Si udì un rumore come se avessero tolto il tappo all'oceano, cominciarono a volare le chiome degli alberi, il tornado cipolloso rase al suolo i campi fino al fiume, dove tirò fuori dall'acqua tutti i pesci facendoli volare in squadrone, fenomeno poi studiato per anni dagli scienziati. La vibrazione provocò una frattura del terreno con conseguente uscita di gas caldi che, combinandosi con la cipolla, provocarono incendi e frigioni in varie città, e per finire la fiatata traforò le Alpi, spazzò le pianure europee e si spinse fino al mare di Norvegia, dove 60 balene furono catapultate a riva. Ebbene, al termine del cataclisma,
Ettore era ancora in piedi in mezzo al prato e disse ad Achille: «Mai mica detto qualcosa?» A questo punto il sindaco, dopo aver sospeso la gara per la salvezza del mondo occidentale, decise che restava ormai solo lo scontro a vino e salsiccia. Vennero perciò portate in piazza tonnellate di salsicce e cisterne di vino. La sfida ebbe inizio. Ettore cominciò succhiandosi come uno spaghetto 5 metri di salsiccia fresca. Achille, tirandoli in aria come noccioline, si mangiò al volo 212 salsiccini all'aglio. Per ogni metro di salsiccia i due bevevano un bottiglione di vino. Il dottore teneva il conto con un pallottoliere. La notte si passò alla salsiccia cotta ed Ettore ne mangiò 6 gradelle e 4 perille arrosti. Poi disse: «Ma non ci sarebbe mica un pezzolino di pane da mangiarci insieme, se no poi non mi passa la fame». Achille allora fece una montagna di polenta alta come un uomo, in mezzo ci fece un buco, lo riempì di salsiccia in umido, si mise il costumino da bagno, saltò dentro e quando riemerse non ce n'era più neanche per un bambino. Ettore allora si mise sdraiato e si fece una flebo di vino bianco, intanto beveva rosé. Achille a sua volta riuscì a bere un bottiglione dalla bocca e uno dal naso. Invano cercammo di farli smettere. Era arrivata la gente da tutta la montagna e si facevano anche scommesse. Il fumo della salsiccia arrosto formò un tale nuvolone che arrivarono pompieri da 3 paesi. E quando seppero di cosa si trattava, si fermarono anche loro. Riempirono le autobotti di vino e si misero a tirar getti in bocca ai contendenti. Achille ed Ettore non ne lasciavano cadere per terra neanche una goccia. E così venne l'aurora, peplo di croco. L'intera montagna era riunita a sompazzo e fu calcolato che con le salsicce mangiate si poteva fare 3 volte la circonferenza della terra. E Achille mangiò un salsiccino di cinghiale ed Ettore una salsiccia di somarino. E Achille mezzo metro di piccante ed Ettore mezzo metro di passita. Dopodiché cominciarono a diminuire il ritmo. E Achille mangiò mezza salsiccia ed Ettore mezza. E Achille 3 fettine ed Ettore rispose una per una. Ma si vedeva che erano allo stremo e avevano gli occhi iniettati di insaccato e le sopracciglia già un po' pelose. Si pisciavano direttamente vino e per bere un goccio ci mettevano un'ora. Alla fine rimase una sola fettina di salsiccia. Achille la tagliò in 2, prese la sua metà e con 2 dita se la cacciò in gola. Ci fu un momento di panico, come quando si mette nella valigia l'ultima camicia. O ci sta o ci scoppia tutto. Sentirono nelle viscere di Achille smottamenti e gorgoglii e cigolii sinistri, ma alla fine Achille riuscì a chiudere la bocca e mandò giù tutto con 2 dita di vino rosso. Non alzò le mani perché non ce la faceva, ma credeva proprio di aver vinto. E invece Ettore, rantolando, prese la sua mezza fetta e cercò di mettersela in gola, ma non ci stava. Allora se la mise sulla lingua, legò la lingua ad un elastico e lasciò andare di colpo. La fetta gli rimbalzò dentro un paio di minuti, poi si fermò ed Ettore tirò un gran singulto. Prese un bicchiere di bianco che aveva lì vicino, mandò giù un sorso e morì fulminato. Per errore aveva preso il bicchiere di cedrata della farmacista signora Gabriella, unica astemia del paese. Il suo fisico era abituato ad ogni eccesso, ma quell'improvvisa novità gli fu fatale. Quando vide Ettore morto, Achille scoppiò in pianto. Gli si buttò sopra, gli chiese perdono, una scena straziante, urlava come un porcello sgozzato. Non la voglio più, la bicicletta non la voglio, è tua! Alzati e pedala, Ettore! E così finì la grande sfida tra i 2 amici. E la bicicletta, direte voi? Ma il giorno dopo arrivarono i carabinieri. Dissero che la bicicletta apparteneva ad un signore che la stava trasportando su un furgoncino quando in una curva era caduta e rotolata giù. Doveva quindi essere subito riconsegnata. Alle parole subito riconsegnata, tutte le finestre del paese comparve un uomo con uno schioppo e anche le donne di una certa età. I bambini armati e un brigadiere giura di aver visto anche una mucca con bazooka sulla schiena. I carabinieri scapparono a velocità mai vista. E se vai ora al cimitero di Sompazzo, vedrai una tomba e sopra una bicicletta da corsa in ottimo stato. La lapide recita: a Ettore Baldi, grande amico e ciclista, stroncato da prematura cedrata,
i suoi cari e gli amici posero, salutandolo in paradiso, ove è sicuramente arrivato, perché in salita va fortissimo. I'm no Superman. Avete ascoltato Achille ed Ettore di Stefano Benni, da Il Bar Sotto il Mare.